pomeriggio, amici di Radio Caos Italy, buon pomeriggio, bentrovati, puntata 140 di Just Folk. In una, dico sempre di solito, in una Roma assolata, in una Roma ingrigita dalle nuvole, oggi dico in una Roma inverdita, cioè Roma è piena di magliette verdi per questo St. Patrick Day. E subito invece do il mio saluto principale alla mia regista Chiara, grazie Chiara. E oggi abbiamo una puntatona perché abbiamo un bravissimo musicista che torna a trovarci con un suo ultimo lavoro che ascolteremo subitissimo, e poi invece avremo direttamente da Marsiglia il direttore di un'importante manifestazione che avverrà appunto tra qualche giorno, 23, 24, 25 marzo, proprio lì in Francia, a Marsiglia. Una bellissima manifestazione, e, insomma, figlia anche dell'Uomex, poi vi spiegheremo anche perché, e ci sarà con noi Olivier Rey. Allora, subito invece ci andiamo ad ascoltare un brano bellissimo, Verano Porteno, del prossimo ospite che avremo in questa puntata numero 140. Vi rendete conto? 140.
pochi giorni l'ultimo lavoro, Pezzettini di Andrea Marchesino, che è qui in diretta con noi dagli studi di Just Folk di Radio Chaos Italy, ma soprattutto in diretta Skype, ma soprattutto Andrea non è a Roma, vero? Mi senti Andrea? Aspetta che non riusciamo a sentirti, scusa. Adesso forse il microfono? Ti sei mutato? Va meglio. Ecco, adesso ti sentiamo benissimo. Ciao, ciao a tutte e tutti. Ben trovato Andrea Marchesino. Allora, bellissimo lavoro, perché io l'ho ascoltato dall'inizio alla fine, so di cosa sto parlando, conosco meravigliosamente bene il concept di questo bellissimo lavoro. Andrea, ti volevo chiedere, insomma, ma sei a Roma? Dove sei? In quale parte del mondo ti trovi ora? In questo momento sono a Parigi. Ecco, via, bellissimo. Ci fa rosicare a me Chiara qua, lo sai, sì. Beh, insomma, penso che a livello di temperature siete messi meglio voi in questo momento. Ma in se Italia. Stai a maniche corte, allora tu dimmi che è un palazzo praticamente, che ha il riscaldamento a terra, mi vuoi dire sto per morire di caldo? Dobbiamo difenderci in qualche modo dal freddo. Allora, io sono felicissima di presentare qui a Just Folk, ai microfoni di Radio Chaos Italy, il tuo ultimo lavoro, Pezzettini. Abbiamo appena ascoltato un omaggio che tu hai fatto a un grande, ad Astor Piazzolla, e naturalmente il titolo ce lo dici tu, Verano Porteno. Perché hai scelto questo titolo? Portegno, scusami, l'ho pure detto. Volevo sapere, insomma, da te, perché hai scelto questo brano? Allora, questo brano in realtà fa parte del mio repertorio da quando ho iniziato a suonare la chitarra, perché è stato il brano con cui ho fatto la missione in conservatorio, e lo trovo estremamente interessante perché abbiamo avuto la fortuna noi chitarristi di studiare un repertorio in conservatorio che viene definito di musica classica, ma che in realtà poi per più ragioni si sposa con quello che è il repertorio world music della tradizione popolare, di cui fa parte e non fa parte anche Astor Piazzolla, e cui si conosce tanto, ma c'è sempre poco focus sulle quattro stagioni del tango. Allora, è un album particolare, uno perché è stato registrato in situazioni, insomma, molto molto particolari anch'esse, ma nello stesso tempo perché secondo me esce fuori qui veramente l'eleganza e la bellezza di quando Andrea Marchesino imbraccia la chitarra e comincia a suonare. Ti ringrazio, è anche troppo buona. In realtà è un disco che è nato a Parigi, è nato negli ultimi 2 anni che ho passato qui e che sto, insomma, dove mi sono radicato in questa città, e la situazione abitativa di Parigi non è molto semplice, quindi ho girato molti appartamenti, molte case, e questo disco l'ho registrato in più momenti in questi 2 anni. È stata una raccolta in realtà di tutte le stanze che ho frequentato in questi ultimi 2 anni, e l'illuminazione mi è arrivata quando sono andato a vivere in una casa per un mese, in una piccola stradina pedonale del 20° arrondissement di Parigi, che aveva una piccola grotta all'interno, nel sottosuolo, al piano sottoterra, aveva questa piccola grotta con un'acustica bellissima, avevo tutto ciò che serviva, e ho deciso di registrare appunto tutti i brani con la classica, mentre quelli con gli elettrici erano già pronti. Allora guarda, è una cosa cioè bellissimo quando dici la musica viaggia con me, cioè tu hai proprio preso alla lettera questa cosa, quindi ti sei portato le tue note ovunque andassi, e hai deciso anche di un po' di fissare, no, queste tappe che hai avuto della tua vita. Un'altra cosa invece, ma come funziona invece quando torni in patria? Perché io ti devo portare, ti devo inviare i saluti di Sabrina Sicara, la tua conterranea, perché diciamolo da dove vieni però, quali sono le tue origini, Andrea? Io sono pugliese, sono ecco, di Foggia. Mi mancava un pugliese oggi, l'ho detto quasi quasi, se Sabrina non viene chiamo Andrea Marchesino. Ecco. E quindi volevo parlare della realtà bellissima che c'è lì, che è la Controra Records, e soprattutto farmela presentare un po' da te, perché è veramente una cosa coraggiosa fare tutto quello che è riuscita, insomma, a fare in questo periodo di pandemia, post pandemia, ripresa. Quindi anche trovare
ancora così, c'è ancora coraggio, ancora voglia di riuscire sempre a mettersi in gioco, soprattutto con album così particolari, così impegnativi, che diciamoci non sono mainstream ma sono di altissima qualità. Allora, Controva Records è un progetto che è nato proprio poco dopo il mio rientro a Foggia, perché io vivevo a Roma fino all'8 marzo 2020 e dal 9 marzo 2020 sono dovuto ritornare a Foggia perché, vabbè, è una cosa che abbiamo di cui si è parlato, detta, ridetta, anzi forse è il caso anche di lasciarla un po' alle spalle, però insomma tanti musicisti che vivono fuori dalla propria terra sono stati costretti a tornare perché hanno perso tanto lavoro. In quell'occasione ho registrato 40, per il quale ci siamo già visti con te, Stella, ne abbiamo già parlato, e subito dopo 40, in realtà con un gruppo di ragazzi di Foggia che si occupa di attività culturali e musica soprattutto, abbiamo aperto questa associazione che si chiama Midside APS, che è praticamente la mamma di tre etichette discografiche, tra cui c'è Controva Records, che è l'etichetta di cui mi occupo attivamente. Senti Chiara, devo fare una domanda alla mia regia. Sai che cos'è la Controva? La Controva te lo dico in due secondi, perché la Sabrina poi dopo me lo dice sempre con queste parole. La Controva è quando non devi rompere le scatole da dopo pranzo fino alle 5 di pomeriggio a un salentino, un pugliese, perché sta dormendo, sta facendo, capito? È così più o meno. Ma non è tanto il sonno quanto in realtà che è proprio il caldo, no? È approfittare della noia e del post-pandriale, del convivio, quella noia creativa, ma più che altro non c'è niente da fare fuori da casa perché è tutto chiuso, non ci sono persone per strada, i negozi sono chiusi, i bar sono chiusi, tutto chiuso, come se fosse le 3 di notte. Apre l'album Pezzettini, un altro bellissimo brano, Il Siego, e poi mi racconterai perché anche questo brano è stato scelto per essere inserito in questo bellissimo album. Thank you.
La bellezza di Just Folk è portare tutti gli ascoltatori in giro per il mondo attraverso sonorità, insomma, che raccontano qualsiasi storia, qualsiasi territorio. Qui, per esempio, un omaggio a un grandissimo Andrea, vero? Sì, Armando Manzanero. Ed è uno dei compositori, tra l'altro argentini, che ho scoperto di amare tanto inconsapevolmente, perché mi sono arrivate prima le sue canzoni e poi le ho tutte collegate attraverso l'autore, che non sapevo che fosse lui in realtà. E dove lo hai, cioè, volevo dire, ma questo tuo perché tantissimi brani, no, sono soprattutto di autori latini, volevo sapere se c'entrasse anche qualcosa il fatto della tua esperienza in un posto del mondo molto bello, che è, dicelo tu, dove sei stato per tanto tempo? Sono stato per un po' di tempo alle Canarie. L'arcipelago canario, io direi che insomma sei stato bene lì, sì. Certo, insomma, vuol dire che si sta male. Certo, eloquente, no? Certo, assolutamente. Infatti io il primo brano di Manzanero l'ho scoperto lì, che è Contigo Aprendì, ed è un brano che ho registrato quest'anno, l'anno scorso, che ho pubblicato in duo con il contrabbassista Giovanni Mastrangelo, e poi in realtà con Pezzettini ho scoperto questo brano in concomitanza all'uscita dell'album di Paolo Fresu dei 70 anni, quella raccolta di tre dischi, dove suona questo brano in trio con Jacques Del Maone e Daniele di Buonaventura. Ascolta Andrea, dimmi sì, No, volevo sapere insomma perché Pezzettini, ma soprattutto parlare di una copertina stupenda che è un'opera d'arte. Allora, Pezzettini è nato un po' per scherzo, perché è nato un po' per scherzo, un po' anche si può intendere abbastanza facilmente quale sia il nesso con la musica. Il nesso con la musica è il fatto che per chi ha ascoltato, chi ascolterà il disco, vedrà che di tutti i brani si alternano con un brano di classica e un brano di elettrica, e non sono per forza collegati cronologicamente o per altri motivi. Di conseguenza sono tutti pezzettini staccati che insieme formano un'unica storia. Raccontano più la tua anima, no? Raccontano tutto di te, questo, no? Sì, l'ho fatto, la scelta dei brani in realtà è arrivata anche con molta leggerezza e anche poca profondità, nel senso non superficialità, ma senza andare a cercare di dare un significato nascosto nella successione magica dei brani. Sono i brani che mi piacciono e che per un motivo o per un altro ci sono andato a sbattere contro, e ho deciso di per una volta fare un disco con tutti i brani non miei. Ma volevo anche chiederti di questa copertina meravigliosa, allora raccontaci qualcosa, perché chi andrà sulle pagine social di Andrea Marchesino, perché diciamo Andrea, ci siamo anche sui social. Certo, ci siamo e resistiamo. Resistiamo nonostante la SIAE. Certo, vabbè, assolutamente. Ecco, volevo dirti insomma che hai scelto una copertina veramente veramente bella. Calcola che io ho il disco, grazie, ho il disco a casa, quindi sicuramente sarà in una delle mie pareti di casa. Il lavoro è stato in realtà una provata geniale, perché io volevo pubblicare questo disco e stampare tante copie era una cosa che comportava un dispendio di risorse economiche che nel momento in cui ho deciso di pubblicare il disco non disponevo. E di conseguenza è nata questa collaborazione con due amici di Foggia, che sono Angelica Ferrara e Pietro Latiano, che hanno questo posto bellissimo che si chiama Ruggine, ed è un negozio indipendente di dischi. E poco tempo prima dell'uscita, che è stato il 20 gennaio di quest'anno, allora loro avevano iniziato a fare degli esperimenti con la serigrafia. Anche io ho colto immediatamente la palla al balzo, conoscendo già la bravura di Angelica Ferrara come disegnatrice, e gli ho proposto il progetto di disegnare interamente la pochette dell'album e di progettarla a livello serigrafico. È nato un lavoro strepitoso, stupendo a mio avviso, che al momento ha raggiunto 100 copie numerate in CD, e al momento me ne restano disponibili una trentina, che però devono ancora far fronte alle date della prossima settimana, che saranno in Spagna. Wow. A Toledo e Madrid, quindi insomma finiranno in un momento X, quindi prima dell'estate probabilmente dovrò ristampare altre copie, ma al momento esistono 100.
Ma fammi capire, lì fatto a pezzettini con un'arancia che non so se è l'uva che vuoi arrivare, perché poi devo capire, io no. Ma quello sei tu? Penso che in realtà Angelica mi ha proposto 5-6 disegni diversi con dei viaggi astrali completamente diversi. E questo è arrivato per ultimo dopo che avevo già scelto un'altra illustrazione, mi ha detto no, aspetta, ne ho un altro che secondo me fa per te. E in realtà non ho mai chiesto più di tante spiegazioni. La cosa bella che mi ha colpito subito è che sembrava una statua greca avvolta nell'etera, lasciata un po' al tempo, no? Tanti pezzettini che sono sopravvissuti a tante cose, quindi un po' mi ha colpito per quello. Ma poi Angelica è brava, c'erano tutte bellissime, infatti eravamo indecisi se fare più stampe, fare più copertine, insomma. E alla fine è bellissimo, è riuscito un lavoro meraviglioso. Pezzettini di Andrea Marchesino, l'abbiamo presentato oggi pomeriggio, abbiamo avuto l'onore di presentarlo anche qui a Just Folk, ai microfoni di Radio Chaos Italy. Un'ultima domanda velocissima, perché siamo in chiusura con la prima parte di Just Folk. Ti devo chiedere, non so se sei stato ispirato da Netflix per il prossimo brano che sto per mandare, per la serie che sta andando su Netflix, che ha dato Netflix, insomma. Però volevo sapere perché hai scelto Lupin da inserire nel tuo album. Ah, Lupin, no. Lupin. No, Netflix lo guardo veramente poco, no, anzi quando lo guardo solo per guardare cose serie, puntate, quindi no, per guardare i film brutti che non servono a niente. No, però era una cosa simpatica per poter parlare, insomma, di questo brano che lo hai messo in chiusura di album, no? Lupin è un brano, in realtà sono legato a quel cartone perché è un cartone che mi piaceva tantissimo, mi ricorda l'infanzia, e quella sigla la trovo melodicamente molto interessante, specialmente se sviluppata solo a livello strumentale, quindi mi sembrava molto carino dare, è sempre lo stesso discorso in realtà, dare una luce ad alcuni brani suonandoli soltanto con uno strumento e riportandolo magari a qualcosa che lo avvicina di più a una connotazione che tutti conosciamo di quello strumento. Per esempio, sì, l'esempio anche di Weather Report, quando ho registrato il brano di Weather Report di Joe Zawinul, la prima volta che l'ho suonato mi sembra poteva essere tranquillamente un brano di Pino Daniele, cioè non c'era tanto di diverso. Effettivamente la forza di questo album è proprio questa, cioè ascoltare un brano e immedesimarsi in tantissimi personaggi, in tantissimi posti diversi da quelli che realmente poi il brano voleva raccontare, no? Nella sua origine. E quindi c'hai proprio, come si dice, c'hai un po' sconvolto da questo punto di vista, quindi è uno sconvolgimento positivo, e quindi è stato molto interessante ascoltarlo, perché ecco, hai fatto in modo che tutto fosse più fresco e fosse visto con un altro paio di occhi. Grazie mille. Allora, ricordiamolo, Pezzettini. Grazie Andrea Marchesino di essere stato qui a Just Folk. Grazie a voi, Stella. Ci vediamo però prestissimo a Roma, qui agli studi di Radio Chaos Italy, promettilo. Certo, sarà la quinta volta che ve lo prometto. Vero? Però non ancora... che non vieni però. Ci ascoltiamo Lupin, Andrea Marchesino, Pezzettini, l'album. Thank you.
RadioChaosItaly.com, the web radio station. State ascoltando RadioChaosItaly.com, la radio in vetrina. Soif soudaine, j'ai besoin de mentir et que les mots m'entraînent. Je mens comme je respire, j'invente des histoires toujours pleines de couacs. Matin jusqu'au soir, je raconte des cracks. J'ai en moi un lambeau, j'ai en moi un morceau éparpillé ton chibémois. J'ai en moi quand t'en pâte, mon papa ou la haine, qu'on attend, qu'on s'en fin. J'ouvre la bouche, mes mots sonnent faux, les gens me trouvent louche, ils m'appellent mytho, mais je fais bonne figure, je garde la tête haute, je mens. Et j'en suis sûr, c'est ma seconde peau. J'ai en moi un lambeau, j'ai en moi un morceau éparpillé ton chibémois. J'ai en moi quand t'en pâtes, mon papa ou la haine, quand avant on s'en fin. Je ne contrôle pas mes mots, ça se bouscule, se hâte à toujours dire le faux. La vérité s'échappe, je voudrais dire le vrai, c'est ma bouche qui dit faux. Je peux pas le cacher, c'est ma seconde peau. Torniamo in diretta qui a Radio Chaos Italy per Jazz Folk. Stiamo viaggiando, un viaggio bellissimo. Questo viaggio ci porterà tra pochissimo a conoscere una realtà che sarà a breve sul palcoscenico di Marsiglia. Vi presento, e ve lo faccio prima in francese perché altrimenti sarebbe un po' presentarlo due volte sarebbe brutto, no? Fare la cosa alla carrambata non va bene, no? Quindi io volevo dare il benvenuto a Olivier Rey, le directeur du Babel Music Expo 2023. Bon après-midi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour Olivier. Comment ça va? Bonjour Stella. Ça va très bien. Ça va très bien. On se prépare. Que va-t-il se passer du 23 au 25 mars à Marseille? Ah, on a décidé d'accueillir le monde entier et ses musiques. Ben voilà, le monde entier. Voilà. Et avec un événement qui s'appelle Babel Music XP, qui est un grand rassemblement pour les musiques actuelles du monde.
Bellissimo questa cosa che dici. Dice praticamente che è un bellissimo incontro mondiale dove non ci sarà però insomma solamente parterre francese, ma ve lo dico subito in anteprima, ci saranno anche ben due italiani, Davide Ambrogio e Maria Mazzotta, che rappresenteranno l'Italia. Je choisis e Rob Domenico Orchestra. Oh voilà, ok. E anche Rob Domenico Orchestra. Bellissimo, saremo felicissimi qui. J'ai choisi, Olivier, pour vous introduire au Babel et faire écouter à tout Radio Chaos Italy ce qui viendra à succéder, une chanson de Ariel Tinter qui sera au Babel Music Expo. Parce que l'avènement a su se renouveler au fil du temps, surtout après la pandémie. Qu'est-ce que, qu'il était sage de garder et qu'était-il utile de changer? Alors, Babel Med Music, c'était un grand marché, salon professionnel pour les musiques actuelles du monde. Et il y a une dimension économique avec un marché, des stands, avec des rencontres professionnelles, des tables rondes et des conférences, et aussi toute une série de concerts. Et en fait, on se rend compte que ces musiques-là ont besoin d'espace d'expression, de plus en plus d'espace de diffusion, parce qu'il y a depuis le Covid notamment une homogénéisation des programmations, où il y a beaucoup les mêmes têtes d'affiche sur les festivals et sur les salles, et les artistes qui défendent des musiques du monde et des musiques actuelles du monde ont de plus en plus de difficultés de faire carrière en s'exprimant en concert, et il faut des événements européens méditerranéen pour pouvoir valoriser, promouvoir et favoriser la diffusion de ces artistes sur scène. On a besoin, pour la diversité musicale, d'avoir des événements de cet ordre-là pour mettre en connexion les programmateurs, les directeurs de salles, les artistes, les médias et l'ensemble des gens de l'écosystème musical pour pouvoir favoriser cette diffusion des musiques mondiales. Benissimo, j'ai fait la traduzione un peu. Allora, queste musiche dice hanno bisogno queste musiche hanno bisogno di spazi dedicati, gli artisti del genere che fanno world music hanno più difficoltà di fare carriera, e quindi qui al Babel si favorisce proprio questo genere per mettere in connessione artisti, media, produttori, insomma, per creare un vero e proprio ecosistema musicale che sia a sostegno appunto di della world music. E Babel Music XP, quel valore véhicule-t-il e quel messaggio va-t-il laisser a ceux qui participeront à l'avènement? Alors, les musiques qu'on traite, nous on n'utilise plus trop le terme de world music, parce que le terme de world music appartient peut-être aux années 2000, c'est vraiment un terme marketing des disquaires anglais. Finalement, aujourd'hui, les publics ont des pratiques beaucoup plus larges, les artistes ont des pratiques beaucoup plus larges également, et finalement, on peut retrouver de l'électro sud-africaine, on peut trouver du hip-hop péruvien, et on peut trouver autant des musiques du Kazakhstan. Et finalement, toutes ces musiques, elles drainent un certain nombre de valeurs qui racontent beaucoup des mutations du monde aujourd'hui. Et nous, on a envie de dire que notre espace d'expression et d'action, il va être entre ces trois pôles-là, les musiques traditionnelles, les musiques actuelles et le jazz, et qu'au milieu de ces trois pôles traditionnels, musique actuelle et jazz, à partir du moment où nous avons des esthétiques qui mettent en perspective une dimension territoriale, patrimoniale ou linguistique,
ça nous intéresse, parce que ça raconte l'histoire du monde d'aujourd'hui, à la fois des diasporas, à la fois des migrations, et à la fois des hybridations qu'on peut retrouver un petit peu partout, de Montréal jusqu'à Jakarta, en passant par la Calabre ou le Danemark. Quindi vi faccio un piccolo sunto, praticamente lui dice che già world music è un termine un po' un po' più vecchio, no? Negli anni 2000, e quindi già dice che la storia che racconta la Babel è una storia che parla proprio dell'attualità, di tutto ciò che imita, e quindi è imitazione del mondo attuale, di oggi, e praticamente si parla di immigrazione, si parla di tutto ciò che appunto connette ciò che è tradizione al giorno d'oggi, e quindi si parla di jazz, si parla di tantissimi generi che raccontano appunto la quotidianità. Pendant ces trois journées, Olivier, qu'on verra? On va retrouver un programme très dense, c'est-à-dire qu'avec un marché, un salon international pour les professionnels, avec quelque chose comme 2000 professionnels qui viennent du monde entier, et beaucoup notamment d'acteurs, d'opérateurs italiens, de Turin, de Rome, de Naples, des Pouilles, de Calabre, qui seront présents pour justement valoriser les musiques de leur territoire, mais aussi pour venir prendre le pouls de ce qui se fait ailleurs. Et puis, c'est le moment en journée où il y aura également des tables rondes, des conférences qui vont parler de la transition écologique, qui vont parler de l'égalité des genres dans la musique, qui vont parler de toutes ces préoccupations sociétales qui traversent le monde du spectacle vivant. Et le soir, nous accueillons dans un autre lieu à Marseille, le Doc des Suds, nous accueillons un festival international avec 30 groupes en 3 soirs, sur un festival qui est ouvert à la fois aux professionnels mais à la fois au grand public, pour présenter, faire un instantané de la création mondiale musicale. Parfait. Allora, praticamente lui dice che ci sono tantissime connessioni di musica di tutti i territori, 2000 professionisti, dove ci sono anche gli italiani, perché salutiamo gli amici d'Italia, Warbeat, Fabio Scopino, Davide Mastropaolo, soprattutto quello che fanno proprio portare nel mondo l'italianità, e quindi tutto ciò che riguarda la musica tradizionale ma anche innovativa italiana, e poi di Roma, della Puglia, Puglia Sound, salutiamo. E così funzioneranno queste 3 giornate, con gli incontri di questi professionisti con gli artisti. Ci saranno dei panel che affronteranno anche tantissimi problemi, come problema ecologico, quello dell'occupazione sociale. La sera invece avremo 3 concerti ogni sera, e poi ci saranno gli showcase, quindi ci sarà da conoscere un mondo intero al Babel Music XP, che si terrà dal 23 al 25 marzo, vi ricordo, a Marsiglia, e io non vedo l'ora, insomma, di scoprire tutte le novità musicali che ci presenterà. Moi je ne vois pas l'heure de voir les nouveautés musicales che Babel Music USP riuscirà a envoyer au monde entier. Ben, oui, en fait, il se passe des choses qui sont absolument incroyables. On a du rap indonésien, on a de la musique tropicaliste, anti-bolsonariste qui vient de Rio. Nous avons de la musique de l'électro qui vient du Congo. Nous avons aussi de la musique persane. Et finalement, tous ces différents artistes viennent nous raconter. Dans leur pays, souvent, ce sont des artistes qui sont phares, qui sont presque des stars, mais qui ont du mal à conquérir le monde, enfin, ou en tout cas le territoire européen. Et Marseille est la porte d'entrée pour l'ensemble de ces artistes sur le territoire européen. Bellissima questa cosa che ha appena detto, perché
ci saranno tantissimi artisti dall'Indonesia, da Rio de Janeiro, ci sarà l'elettronica dal congolese, ci saranno differenti artisti che si racconteranno, porteranno i loro territori qui da noi, che artisti che dovranno considerare la Babel Music XP di Marsiglia come un portone d'ingresso che si offre a coloro che ancora non sono così famosi. Nous avons raconté un peu de ce que verra, ce que on pourra voir à Marseille du 23 au 25 de mars. Et je suis très très content d'avoir connu Olivier Rey, le directeur. Et moi, je voudrais que toi, toutes les personnes qui maintenant écoutent Radio Chaos Italie. Alors, ben, en tout cas, nous, on est absolument ravis de parler à nos camarades, à nos frères et voisins italiens, parce qu'on a beaucoup de choses en commun. Déjà, on a la Méditerranée et qu'en fait, on a une forme de responsabilité commune sur cet arc méditerranéen au nord de la Méditerranée. Et en fait, on est prêts. On vous êtes les bienvenus, évidemment. Si vous voulez écouter le monde, ben, c'est à Marseille que ça va se passer la semaine prochaine. Merci beaucoup Olivier Rey, e naturalmente lui ci ha detto che abbiamo una responsabilità comune perché ci unisce il mare, ci unisce il Mediterraneo. Merci beaucoup Olivier Rey e nous verrons. Merci beaucoup. A Marseille, merci beaucoup. Merci beaucoup Stella, a bientôt. Davide Ambrogio a San Michele, io vi saluto e vi do appuntamento a venerdì prossimo sempre qui a Radio Chaos Italy con Just Folk. Davide sarà sicuramente uno dei protagonisti del Babel Music XP a Marsiglia. A San Michele! Se quagliato è lo fuoco tangio e tutto io già millo lo tiene in un letto che ci sono e mo che l'aria te foiuta e la mano si è fermata tu di millo lo tiene tamburo che ci mena e mo che l'oggi sono stutati e li frati sono buttati grida millo lo tiene in un mare vicino da si frunna tra le frunne e lo vento t'ha volato all'altro mondo, canta a millo te rimasi in cielo se io con te.
mondo attraverso i ritmi della terra.